Glenn, il tuo personaggio preferito. Twisted Sister? E chi è Twisted Sister? È il nome di un gruppo rock. Ah. Cerca di usare la voce. Twisted Sister. Glenn, ci vuole coraggio. Lo so. Cerca di pronunciare un suono. Uno solo. Bravo, benissimo. Sì, perfetto. Vai. Bravo. Johnny, il tuo personaggio preferito? La principessa Diana? Benji? No. Terminator? Perché io no? Mi piace che tu sia sorda, così posso trasformarti in una persona che sente. Non voglio aiutare nessuno, voglio solo trasformare la gente. Basta. Buonanotte. No. Tu credi che io voglia costringerti a parlare? E tu vuoi essere solo te stessa? Ma chi diavolo sei tu? Non credo affatto che tu pensi che la sordità sia una condizione davvero meravigliosa. E credo che tu abbia paura persino di tentare. Penso che sia soltanto il tuo stupido orgoglio a impedirti di parlare con me. Ti piacerebbe essere indipendente. Non ti va di essere compatita dagli altri e allora impara a leggere le mie labbra. Leggi le mie labbra. Che cosa sto dicendo? Che cosa? E se vuoi parlare con me, tu devi imparare il mio linguaggio. Hai capito bene? Ma certo, forse tu sai leggere le labbra da anni, ma ti fa comodo controllare gli altri facendo finta di ignorarli. Che stronzo che sono stato. Su, avanti. Parlami. Parla! Parla con me. No! C'è qualche libro che preferisci, Glenn? Questo. Skull. Lo includerò nella lista dei libri da leggere quest'estate. Ti giuro che neanch'io voglio vivere senza di te. Credi che riusciremo mai a trovare un pianeta dove tu e io saremo uniti? Al di là del silenzio e al di là dei suoni.